E presto in programma il Montagna Festival. Noi ne parliamo oggi con l'assessore alle manifestazioni Paola Olivero, che è venuta a trovarci in frequenza. Benvenuta. Benvenuti a tutti, grazie per l'opportunità. Vuole farci qualche anticipazione in merito a questo festival che è alle porte? Sì, beh, il festival appunto, come sappiamo, verrà inaugurato il 24 di novembre con una grandissima, una prestigiosa presenza che è quella di Simone Moro e quindi oltre a partecipare al momento inaugurale presso il Salone d'Onore sarà presente anche alle 21 alla Prebanca, serata di ingresso assolutamente gratuito e aperta a tutti. Dopodiché partiranno 4 giorni, anzi più giorni perché fino al 30 di novembre molto intensi che vedono momenti legati agli sportivi locali e non solo, con serate a tema dove si parlerà di sci ripido, di arrampicata, piuttosto che di cicloalpinismo e questo è anche un modo appunto per far conoscere la bellezza delle nostre montagne e quale può essere l'uso che può essere fatto delle nostre montagne. Avremo dei momenti convegnistici su temi importanti come la sanità, come le opportunità che la montagna anche offre come lavoro e poi avremo anche presentazione di libri. Si concluderà il concorso MAC3, quello organizzato appunto dall'UNCEM sui cortometraggi fatti girati non solo nella nostra provincia ma anche nei territori limitrofi. Molti mi hanno fatto una piccola critica che era quella perché il Festival della Montagna viene fatto in città. Io credo che questo non debba essere visto come un limite assolutamente, ma bensì come un'opportunità ancora più grande di riuscire ad attrarre in città molte più persone che non sono solo necessariamente i cittadini cuneesi o quelli della nostra provincia, ma anche persone che arrivano da fuori, alle quali appunto possiamo far scoprire le nostre montagne. Che sono sicuramente belle, interessanti da vivere, interessanti da vedere, lo si può fare in tutte le stagioni, si può andare a fare delle bellissime passeggiate d'estate, possiamo sfruttarle d'inverno per la stagione sciistica, diciamo, ma soprattutto un altro bel momento sarà quello di confronto anche con gli studenti delle scuole superiori, questo perché? Perché comunque la montagna sta sentendo la grossa esigenza di tornare a rivivere, i giovani vogliono poter stare nei loro paesi dove sono nati e cresciuti e quindi creare loro delle opportunità anche di lavoro per farli vivere nelle loro terre, quella che loro sentono proprio casa loro, penso che sia assolutamente importante perché è appunto un modo per far rinascere le nostre vallate, perché comunque torno a dire che il territorio montano è una grandissima risorsa e deve essere messa al centro di tutto. E soprattutto quello che tendo sempre a dire io è che comunque la vita in città oramai è molto frenetica, forse se si ritorna a ripopolare anche le nostre montagne ci si riappropria anche di spazi e soprattutto di ritmi che sono sicuramente più umani. Grazie assessore. Noi salutiamo l'assessore Paola Olivero, l'assessore alle manifestazioni per questo Montagna Festival che arriverà presto nella nostra Perfetto, città. grazie a voi e vi aspettiamo numerosi.